In accordo a quanto ho rappresentato oggi in questo bellissimo congresso della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, le maggiori novità che riporterò riguardano soprattutto gli interventi riabilitativi, perché in ambito di cure farmacologiche ovviamente le novità ci sono e sono molto efficaci, ma sicuramente le maggiori novità provengono proprio dagli interventi riabilitativi. Oggi ho riportato infatti i risultati di uno studio lungo che è durato circa 4 anni, effettuato dalla Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, che ha pubblicato le raccomandazioni di buone pratiche di riabilitazione psicosociale per l'adulto e ha dimostrato in 4 aree di disturbi, in particolare disturbi dello spettro schizofrenico, disturbi bipolari, unipolari e unipolari dell'umore e disturbo borderline di personalità, come alcuni interventi di tipo riabilitativo siano molto efficaci, abbiano un alto livello di evidenza scientifica. In particolare parlo degli interventi precoci, degli interventi con tecniche cognitivo-comportamentali, degli interventi di cognitive remediation, degli interventi di psicoeducazione, in particolare di psicoeducazione familiare, e degli interventi di lavoro supportato. Il tema degli autori di reato nel nostro paese è diventato di grande attualità dopo la chiusura di ospedali psichiatrici e la creazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le cosiddette REMS. E di fatto cambiare il nome di una struttura o cambiare la destinazione di una struttura da giudiziaria a sanitaria non ha risolto completamente il problema. Dobbiamo immaginare dei percorsi di cura che siano efficaci per determinate tipologie dei pazienti. Molti dei disturbi che sono disturbi che in qualche modo prevedono la violazione di norme sociali iniziano nell'infanzia e nell'adolescenza. Una persona affetta da schizofrenia ogni 600 esordi inizia il proprio esordio con un fatto che costituisce reato, di solito un omicidio. Questo è un dato importante che si fa soffermare la nostra attenzione sulla fase appunto dell'esordio, sul riconoscimento precoce, sulla grande attenzione a tutti quelli che sono i disturbi dell'età evolutiva. Poi dobbiamo immaginare che all'interno di questo tipo di disturbi noi abbiamo una serie di trattamenti che sono, di cui questi pazienti possono avvalersi, che sono altamente efficaci: i disturbi psicotici, la schizofrenia, i disturbi bipolari, molti disturbi di personalità. Ma vi è una piccola quota di questi pazienti che è assolutamente resistente ai trattamenti e che presenta degli alti quote di psicopatia. La psicopatia non è vulnerabile, non è suscettibile ai trattamenti che noi abbiamo a disposizione, e per questi soggetti dobbiamo immaginare più che percorsi di trattamento delle strutture che ne garantiscano la sicurezza per loro e per gli altri pazienti.